La buona notizia, e forse anche quello che si può chiamare un colpo di fortuna, e la fortuna non puoi averla perché ti raggiunge senza che tu te l'aspetti, è che la città di Sutri, di cui sono sindaco, non ha un solo contagiato. Ringrazio i cittadini per la loro prudenza, per il loro rispetto delle regole. Ringrazio Dio che in quel luogo così bello non ha voluto infierire con il coronavirus, se Dio entra ancora nelle cose degli uomini. E quindi mi pare una occasione di festa quella di essere tornato a Sutri, non per una funzione legata ai morti che sono altrove, ma per prendere atto che nella luce e nella bella aria Sutri si è salvata, libera e immune, senza un solo contagiato. Ora, qualcuno ha guardato il mio ritorno come se io avessi fatto una cosa singolare. Da qualche tempo le polemiche a Sutri mi avevano tenuto lontano, ma la città ha un'ottima amministrazione e un ottimo vice sindaco che si chiama Lillo Di Mauro, che è in continuo collegamento con me. Da remoto, come si dice, perché tutti stavamo chiusi in casa e forse lo staremo ancora, anche se io auguro che presto la vita riprenda, ha fatto tutto quello che poteva fare per questo risultato. Sutri non ha un solo contagiato. Allora, davanti a questa situazione, faccio fatica a sentire le polemiche invece che ringraziare il cielo. E l'idea ritorna sempre fuori, anche quando una signora gentile che si chiama Stefanizzi manda un video in cui io parlo di un capolavoro della scultura, il Cristo velato della Cappella San Severo, o parlo di Raffaello, a qualcuno non va bene, perché io devo essere comunque criticato da una parte di quelli che invece di pensare che con me sono arrivati 2,5 milioni di euro, una coincidenza, un'altra fortuna, con me è stato aperto un palazzo in cui si faranno presto altre straordinarie mostre dopo quella di Tiziano a Bacon. E con me, rispetto ad altri bellissimi borghi, e senza aspettare i tempi lunghi della burocrazia, Sutri è diventato uno dei borghi più belli d'Italia. Mi chiedo, quelli che c'erano prima, cosa hanno fatto? E perché devo leggere un astio, una rabbia di chi scrive una volta che vede un video in cui io parlo di arte e potevo evitare di toccare anche marginalmente il caso del coronavirus, ma ne ho parlato in termini, come dire, negazionisti rispetto alla letalità e ancora sono convinto che non sia legato alla morte, ma possa contribuire a patologie, come tutti i medici hanno detto, che portano alla morte. E vorrò vedere i numeri, ma io ho sempre cercato di scongiurarlo, di evitare il panico di continui messaggi del male e della morte. E in una città che non ha avuto nessun contagiato, questo mi sembra più facile e anche segnale delle capacità dei cittadini di autotutelarsi. Ma davanti a questa festa, a questa celebrazione, com'è possibile che qualcuno scriva: non so cosa abbia fatto cambiare opinione sul nostro sindaco. Qualcuno forse aveva un'opinione più critica e l'ha cambiata. Ad alcuni cittadini che per molto tempo lo hanno combattuto. E va bene, il fatto è semplice, una parte di quelli che mi hanno combattuto oggi sono in maggioranza con me. Alcuni spariti del tutto delle loro manifestazioni critiche, altri sventolano qua e là alcune esibizioni critiche, artistiche, di sgarbi, per rafforzare quella poca stima che gli si può concedere. Ma che cosa vuol dire? Ma cosa porta alla stima? Quello che uno ha fatto e quello che uno è. Vorrei sapere cosa ho fatto di male perché un signore manifesti tanto astio senza elementi, tanto da aggiungere, rafforzare quella poca stima che gli si può concedere, facendo finta che tutto il resto dello schifo che incarna e manifesta giornalmente sui media tutti non esista. Ma io sui media ho fatto qualunque cosa, ma in molti casi con grande
consenso legato alla bontà di principi, di parole, di concetti, di racconti, di testi poetici. Poi ci sono polemiche. Ma cosa sarebbe lo schifo? Schifo perché? E a quale titolo il signor Roberto Caruso scrive cose di questo genere? Quale sarebbe la ragione? Che i suoi amici di parte politica, che non conosco, non sono più con me o sono con me adesso? Non capisco. Facendo finta che tutto il resto dello schifo che incarna... Cosa vuol dire schifo che incarna? Cioè l'odio si deve manifestare attraverso dichiarazioni così estreme che non corrispondono poi a quello che io ho fatto. Tante persone leggono i miei libri, tante mostre ho fatto e anche a Sutri, tante cose ho portato. E se è Sutri uno dei borghi più belli d'Italia, non si deve certamente a quelli che piacciono al signor Caruso che hanno governato prima. Ancor peggio, alcuni lo difendono in questi casi ponendo attenzione sul fatto che quello è il suo personaggio pubblico. No, io non ho un personaggio pubblico, io sono una persona. Il mio personaggio e la mia persona coincidono. Sono disponibile e mi stupisce anche che una persona che dipinge così miti acquarelli come il signor Roberto Caruso abbia poi una rabbia così profonda senza motivazione. Vorrei che mi dicesse cosa hanno fatto per Sutri quelli che mi hanno preceduto e se non sia di un sindaco il dovere di far parlare, come faccio oggi, perché Sutri è immune della sua città. Nessuno l'ha fatto come me e ne ho parlato nei limiti di bilanci inconsistenti per la cultura, neanche una lira, eppure io i soldi li ho trovati, di un palazzo che sarebbe rimasto sicuramente chiuso e che io ho riaperto, di una villa che sarebbe rimasta totalmente inutilizzata e che io ho fatto diventare consiglio comunale. Le poche cose che io potevo fare, come dare i nomi di strade, di belle strade romantiche, ai grandi letterati, scrittori, poeti e pittori, da Petrarca a Cesare Pavese, mi sembrano segnali di una buona volontà. Vorrei sapere qual è questo schifo, signor Caruso, e se lei non si vergogna di insultare soltanto perché qualcosa non le piace. Se non le piace, può scrivere al sindaco, senza manifestare il suo astio e il suo odio, parlando di uno schifo che io non vedo. La città oggi mostra fortunatamente una risposta davanti al mondo che indica valori positivi, e di quelli voglio parlare, non dello schifo che è nella sua mente.